Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi proseguiamo con i migliori giocatori ruolo per ruolo in vista dei toti e vi porto gli esterni. Un ruolo dove quest'anno secondo me non c'è questa grandissima abbondanza, quindi ho fatto anche un po' di fatica a piazzarne 10 che fossero effettivamente validi. Quindi, senza perderci troppo in chiacchiere, direi di metterci subito comodi e andarci a gustare questo video. Primo giocatore che vi presento è Lionel Messi, pulce argentina che quest'anno è ritornata prepotentemente in meta, sia nella versione base che in questa IF che io ho provato e onestamente non riscontro tutte queste differenze rispetto alla versione 93, però ovviamente non posso che non inserirlo perché è un giocatore che ha uno speed boost bruciante, nonostante abbia quell'81 di velocità scatto e il 92 di accelerazione, è comunque molto rapido in game, prende bene metri sull'esterno, il tutto poi è condito da un fenomenale passaggio, quindi rifornimenti garantiti per i nostri giocatori offensivi e in più non vi sto neanche a dire agilità, equilibrio, reattività, dribbling, freddezza, il tutto lo rende un giocatore veramente fenomenale, anche perché con la levetta si muove benissimo, quindi è in grado anche di mandare a vuoto gli avversari semplicemente girandosi e quindi io lo gradisco sia come esterno sinistro per sfruttare ancora di più lo speed boost, sia come esterno destro per poter ancora una volta andare via, ma anche rientrare per calciare a giro con il mancino. Quindi Messi, secondo me, giocatore veramente perfetto per la fascia quest'anno. Dopo di lui c'è Neymar, suo compagno al Paris Saint-Germain, dall'altro lato, ovviamente, 5-5 in questo caso, 1,75 m per lui, altro giocatore che non ha grandissimo bisogno di presentazioni, molto rapido, un tiro che non è eccellente, però fa ovviamente il suo. Passaggi che sono ottimi, agilissimo anche lui, in particolar modo c'ha un grandissimo speed boost anche il brasiliano e quindi lo potete sfruttare soprattutto anche a sinistra perché avendo 5 di piede debole si speed boosta bene uguale. Poi il fatto che abbia la quinta di skill vi permette di poter fare suola più finta di tiro e quindi quella combo che fa rientrare molto rapidamente il giocatore per poi andare magari a fare un passaggio forte verso le nostre punte e i passaggi sono ottimi, quindi qualità e quantità al servizio dei nostri giocatori. Al terzo posto Vinicius Junior nella sua versione Pottimo. Ovviamente lo stesso discorso si applica anche alle versioni precedenti. 5 di skill e 4 di piede debole per lui, 1,76 m, alto normale. Diciamo un po' il doppione di Neymar in questo caso, solo che andiamo a perdere la quinta skill di piede debole e soprattutto cediamo qualcosina in termini di passaggio. Però insomma, con Vinicius abbiamo 99 di velocità sia di accelerazione che appunto di scatto. Abbiamo poi dei passaggi che tolto il lungo comunque sono accettabili considerando l'81 di corto, un tiro molto molto valido, agilissimo anche lui, magari quell'80 di reattività onestamente potrebbe spaventare, però super fake perché il giocatore è stra reattivo, si gira benissimo, c'ha uno speed boost che è clamoroso, anche lui con la quinta di skill permette di poter rientrare molto rapidamente sull'esterno per poter andare a servire le punte, magari poter tentare anche una conclusione, quindi Vinicius io lo straconsiglio. Ho messo questa versione qua, ma ovviamente, ripeto, il discorso si applica alla versione 88, all'86, magari l'85 si è fatta un pochino antica, però Vinicius, giocatore di assoluto livello lì sull'out. Successivamente, un giocatore che onesto a me non fa proprio impazzire, che però vi ho inserito perché non si può non inserire Momo Salah, perché è vero che ha quel 3 di piede debole che magari lo limita un po', però parliamo di un giocatore che essendo alto 1,75 m, avendo 93 di accelerazione e 95 di velocità scatto, nonché 91 di passaggio corto, 95 di agilità, 96 di reattività, insomma non potevo non inserire perché piazzato sulla sinistra, giocando solo con il suo piede forte, oltre a speed boostarsi in maniera eccezionale, quando arriva in area di rigore è anche letale con i tiri ad incrociare, i passaggi come detto ce li ha ottimi, quindi rifornimenti ottimi anche per quanto riguarda le nostre punte e sarà come esterno destro di Premier League è sicuramente uno dei migliori e deve trovare posto in questa top esterni pretoti. Così come dall'altro lato, sempre in Premier League, abbiamo Wilfried Zaha in questa versione Winter Wild Card, 5 di skill e 4 di piede debole, quindi una sorta di Vinicius. Magari rispetto agli altri giocatori che vi ho presentato è quello con lo speed boost meno bruciante, perché parliamo di un giocatore di 1,80 m con 82 di forza, quindi con un body type particolare che un po' lo appesantisce, però anche lui molto molto rapido, tiro superiore rispetto a quanto visto fino ad ora, passaggio corto ottimo, lungo un po' così e così,
molto agile, però ripeto, non vi aspettate 90 di agilità, quindi un giocatore agile come Messi, perché il body type, la sua stazza incidono e incidono anche parecchio. Però piazzato lì sulla sinistra, per me fa benissimo il suo e per quanto mi riguarda credo che in Premier non ci sia troppo di meglio come esterno sinistro, anzi c'è forse solo un altro giocatore che vedremo a brevissimo. Tornando invece nel campionato italiano che mancava un po' ultimamente, ci vado a piazzare Rafael Leão, perché tra tutti i vari esterni si sì, è uscito Insigne, Felipe Anderson gratuito, eccetera, eccetera, questo Felipe Leão, Rafael Leão, scusatemi, ha una cosa che quegli altri giocatori non hanno, ossia grazie al suo 1,88 m, 4,4 e quel 93 di accelerazione, 97 di velocità scatto, questo ha un body type alla Ronaldo, perdonatemi anche il paragone un po' blasfemo, però va benissimo in velocità via, prende molto campo, ha una falcata molto ampia, ha un ottimo tiro, ha un passaggio corto notevole, il lungo magari un po' così e così. Certo, 83 di agilità, 79 di reattività e 87 di forza non lo rendono il giocatore più agile che io abbia mai visto, però come giocatore puro in fascia per andare a dritto, secondo me è superiore ai giocatori che vi ho precedentemente citato per la Serie A e merita di far parte di questa top, anche considerando che essendo una carta dinamica potrebbe ricevere degli upgrade decisivi. Vi dicevo del giocatore sull'esterno a sinistra in Premier League che faceva concorrenza a Zaha e per me è Sadio Mané, non Son, non Rashford, per i mille problemi che si portano dietro quei giocatori, ma Mané è un 4-4, giocatore super bilanciato di 1,75 m, velocissimo, con un ottimo passaggio corto, super agile, ha anche un discreto tiro, devo dire, quando arriva nelle zone calde dell'attacco. Questo Mané qua, a me piace veramente tanto, ha uno speed boost bruciato. Piazzato sull'esterno, lo sentite proprio che fa la differenza. Questa versione qua che parte magari centrale, vi potrebbe venire l'idea di metterlo punta o trequartista. Per me non è assolutamente la scelta più saggia perché andate a perdere quelle che sono le peculiarità di questo giocatore. Quindi approvatissimo anche Sadio Mané, che sembra una carta un po' sparita da radar quest'anno per via comunque dell'ibridabilità, però è assolutamente di livello. Così come assolutamente di livello Diogo Jota, che al momento io non vi avevo ancora menzionato, perché questa è una carta un po' borderline tra quello che sono gli esterni e le punte. Perché se lo volessimo utilizzare come punta, è un 4 di skill e 5 di piede debole, stile Bay Edder, con un body type molto minuto, molto agile e che quindi lo paragona tanto al francese. Però al contrario si può anche utilizzare da esterno alla Messi, se vogliamo dire. Quindi velocissimo, piccolino con uno speed boost clamoroso. Passaggi che magari rispetto alla finalizzazione lasciano un po' a desiderare, però il tutto viene compensato dai parametri di dribbling che sono assolutamente di livello. Per cui anche Diogo Jota io mi sento di straconsigliarvelo e anche lui sembra un giocatore che forse è uscito un po' dai radar, visto che è uscito un po' di tempo fa, però assolutamente per me. Di livello sull'out, così come non posso non menzionare Federico Chiesa, giocatore esterno destro italiano della Juve, 4-4 per lui, 1,75 m, statistiche da predestinato, velocissimo, buoni passaggi, un buon tiro, molto molto agile, anche qua. Rispetto a tutto quello che è il discorso relativo agli esterni destri dove c'è una grande carenza, questo Chiesa offre una grandissima opportunità anche considerando il Darmian che è uscito, quindi si stronglincano, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta una serie di fattori che lo pongono molto in alto nelle gerarchie, degli esterni. Così come è molto interessante anche questo Alessandrini, 1,73 m, alto, basso, sinistro, 4-4. Rientriamo in questo caso nella categoria dei giocatori messiani alla Messi, quindi bassino, molto rapido nello speed boost. In questo caso abbiamo un ottimo tiro, ma sempre con dei passaggi non eccelsi. Però questo è un giocatore che, insomma, abbiamo abituato negli anni a conoscere. Trottola, praticamente si gira su se stesso, che è una meraviglia. Manda a vuoto gli avversari, ha anche 85 di resistenza, quindi ve lo potete portare tranquillamente fino a fine partita. Facile da ibridare, rapporto qualità-prezzo, secondo me, ottimo, e che lo fanno salire tanto all'interno. All'interno di quelli che sono i discorsi relativi agli esterni. Quindi, ragazzi, per quanto riguarda questa top è tutto. Fatemi sapere come al solito cosa ne pensate nei commenti, se ho saltato qualcuno, chi avreste voluto aggiungere. Vi ricordo che comunque sono mie valutazioni e nei commenti ne parliamo, ben venga. Se preferivate vedere un giocatore piuttosto che un altro, in descrizione trovate tutti i vari partners, nonché la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto da Riberoschi, ciao!